mi chiamo Maria Vittoria Cusanelli, sono un'alunna dell'Istituto Comprensivo di Arenzano, che è un piccolo paese nella provincia di Genova, quindi in Liguria. E frequento la classe terza media e questo progetto ci è stato tramandato dalle terze dell'anno scorso. Quest'anno noi abbiamo ereditato questo progetto e non abbiamo fatto tanti incontri con la scuola, però da questi incontri sono uscite delle idee su come vorremmo la nostra scuola. Infatti adesso nel gruppo io sono sul gruppo La Scuola Che Vorrei e sono uscite le tematiche degli studenti che sono poco ascoltati o magari poco inclusi all'interno della scuola. Ad esempio, quello che avevo pensato io era di cercare di scegliere insieme ai docenti i progetti, perché a noi a scuola dicono che dobbiamo fare progetto, progetto e progetto, però effettivamente noi non sappiamo quali progetti ci siano, sappiamo solo cosa dobbiamo fare e cosa no. Quindi appunto poter includere gli studenti. Poi poter far crescere l'animo degli studenti nella cittadinanza attiva, quindi per esempio facendo opere caritatevoli, ad esempio andando nella casa degli anziani, anche banalmente a parlarci, a fare due chiacchiere, magari possono strappare un sorriso a loro, e magari sono da soli oppure non hanno nessuno, e può aiutare noi a crescere nell'opera della carità. E poi è uscito l'argomento dell'orientamento, perché io parlo per le medie, io frequento la terza media e quindi quest'anno dovrò scegliere quale liceo frequentare, l'istituto tecnico. Ed era stato proposto di fare delle lezioni, diciamo, di orientamento già dalla prima media, quindi i docenti dovrebbero provare ad indirizzare gli studenti già dalla prima media, per esempio fargli capire cosa potrebbero fare, cosa potrebbe piacergli e cosa no, oppure di far assistere anche i docenti della scuola a delle lezioni nei vari licei e istituti tecnici. Così possono loro spiegarci quello che vedono, quello che hanno ascoltato, le loro sensazioni e poi, conoscendoci, chi da più tempo e chi da meno possono aiutarci in una scelta, perché alla fine i docenti danno un consiglio orientativo, un giudizio orientativo in comune accordo tra di loro e secondo loro che si può adattare di più alle nostre capacità e ai nostri modi di fare o ai nostri interessi. Però poi alla fine siamo noi a scegliere e abbiamo bisogno, noi, almeno io, avrei bisogno di testimonianze di persone che hanno vissuto sulla pelle, diciamo, le lezioni in questi istituti. Ad esempio, io vorrei fare un liceo scientifico a Genova, perché nel paese dove abito io arrivano fino alle medie, però non ho mai visto, non ho mai assistito a una lezione all'interno di questo liceo. Però, ad esempio, lunedì dei docenti si sono offerti di trasportare tramite un bus offerto dal comune dei ragazzi che si erano mostrati interessati ad un liceo scientifico ed economico-sociale. Così abbiamo potuto assistere a una lezione a gruppi di 5. Ad esempio io sono finita in una classe di economico-sociale e ho assistito a una lezione di tedesco che non ho capito niente, però potrebbe essere utile anche per i ragazzi che volevano andare all'ES se può interessare o meno il tedesco. E abbiamo fatto questa lezione sulla psicologia, sulla psicopedagogia e in generale sulle materie delle scienze umane con un professore appunto della scuola che ci ha un po' spiegato e quindi può aver aiutato delle persone a capire su cosa sono più orientati.